Ciao e benvenuti in questa nuova rubrica. Oggi parliamo dei professionisti del massaggio e ne vogliamo parlare con una grandissima professionista ed è qui con noi Marcella Lemmi. Ciao Marcella! Ciao a tutti! Marcella, allora, oggi sai che questa rubrica è dedicata ai professionisti appunto del massaggio e vorrei appunto fare questa sorta di intervista per capire meglio qual è stato il tuo percorso di professionista, quindi quali sono state la tua strada per arrivare al tuo successo. Ma prima, Marcella, di iniziare questa piacevolissima intervista, come di consueto in questa rubrica, lanciamo la nostra sigla. Eccoci qui. Bene, Marcella, allora noi siamo tutti orecchie, quindi ascoltiamo un attimino quello che è stato il tuo percorso e poi dopo andiamo a vedere anche quali sono le tecniche di massaggio che proponi di più ai tuoi clienti. Ok, intanto grazie Stefano per questa opportunità che mi hai dato. Allora, io mi chiamo Marcella, sono operatrice olistica specializzata in massaggi professionali, sia olistici che di tipo funzionali tecnici. La mia passione, perché la chiamo passione, sì, praticamente risale al lontano 2009, dove io mi qualifico in estetista e dopo aver, diciamo, fatti vari stage, lavorato in centri estetici e spa, diciamo all'incirca nel 2015, forse anche nel 2016, comincio ad incuriosirmi sempre di più nel mondo olistico, quindi la parte proprio che riguarda massaggi. Questa curiosità, diciamo, me l'accende ancora di più nel momento in cui io mi imbatto nei video di Stefano, quindi vengo a conoscenza tramite YouTube dei suoi corsi. Nel frattempo io stavo lavorando in un centro estetico e avevo sempre più voglia e curiosità di approfondire questo campo, oltre all'estetica di base. Quindi niente, nel 2016 mi imbatto con il mio primo corso con Stefano, che è l'Holistic Massage, Me lo che ricordo molto bene tuttora, quel giorno. faccio nei miei trattamenti e me ne innamoro perdutamente. Non di Stefano, ma della tecnica e di tutta la procedura. E da lì per me comincia un bellissimo percorso, sia per me che poi dopo ho esteso ai miei clienti. Quindi, dopodiché, continuo i miei percorsi anche con altre scuole, diciamo, quindi con Ovviamente. altre. E da ultimo, diciamo ora nel 2020, durante questo bel corso, in corso questa pandemia, ho conseguito il master di massaggiatore professionista alla FIM. Quindi è un percorso dove si apprende ben oltre 11 tecniche. Diciamo, questo è un pochino il mio percorso a grandi linee, ecco. Diciamo che eseguo massaggi dal hot stone californiano, hawaiano, che sono quelli prettamente legati all'olistico, che è quello che vuol dire, diciamo, trattare la persona in un'entità unica, quindi sia a livello mentale, sia a livello spirituale che fisico, oltre a Ovviamente quelli funzionali. sappiamo, esatto, perché sappiamo benissimo che mente e corpo sono in stretta connessione, quindi la filosofia anche della nostra scuola ci porta poi a insegnare questo. Marcella, quali sono però ecco, i massaggi che i tuoi clienti richiedono di più nel tuo centro e dopo andiamo anche a vedere appunto dove tu lavori, ecco. Sì.
Allora, negli ultimi periodi sono sicuramente massaggi di tipo olistico, quindi il californiano, così come c'è tutta anche l'altra fascia sul massaggio decontratturante, che comunque sia, sappiamo tutti, no? Come siamo ad oggi nel mondo del lavoro, siamo sempre sotto stress, sotto un Soprattutto in questo continuo periodo, quindi pressione, sì, e esattamente. quindi sì, anche diciamo l'hot stone, soprattutto nel periodo invernale, è molto richiesto. E così come l'hawaiano, che vabbè, io sono di parte, però insomma, è una tecnica assolutamente molto, molto oltre a. È un vero scambio tra l'operatore e la persona che si gode il massaggio. Ecco. Marcella, è proprio di questo che mandiamo subito una breve clip del tuo massaggio. Vediamolo. Benissimo, è stupenda poi la passione che si vede, che trasmetti appunto attraverso le tue mani, quindi questa comunicazione non verbale ed è veramente spettacolare. Quindi ti faccio anche i Io ho complimenti di questo video. sempre, diciamo, detto che è una sorta di terapia dell'anima. Quindi, sia, diciamo, io riesco a esprimere, non sono molto brava nelle parole, però, diciamo, quello che riesco a esprimere attraverso il contatto è una cosa che mi rende grata e diciamo mi piace, è la mia passione, è il mio lavoro e quindi è una cosa sì, che ho Stupendo nel Marcella. Marcella, cuore. guarda, mi hai e credo che coloro che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando, ci hai ovviamente convinti e quindi io vorrei invitarti a comunicare appunto dove ti trovi in modo tale che i tuoi clienti riusciranno, Certo. quelli che non ti conoscono, a venire da te e godersi un buon massaggio. Ma Allora, infatti. ricordiamo il tuo centro innanzitutto che si chiama appunto Centro Wakiro, giusto? Ho detto bene? Hai detto benissimo. Allora, io oltre a essere libera professionista, collaboro e sono una dei soci fondatori di questa associazione bellissima, perché sono formato da donne che sono donne, secondo me, in gamba e meravigliose. Wahiro è un nome dove praticamente Wahi deriva da una tribù indigena, deriva da parola che significa rifugio. E Bello. Ro, sì. Ro sta l'abbreviazione per la ideatrice e proprietaria di questo piccolo luogo, perché è molto piccolino, molto tranquillo, che sta per Romina, quindi è un rifugio dove ognuno, un rifugio sia per chi ci lavora, per Certo. chi assolutamente viene accolto qui, dove ognuno di noi ha la propria attività, quindi collaboriamo insieme
dal naturopatia a lezioni di yoga a tecniche di rilassamento a consule. Quindi abbiamo veramente tante Un'offerta da esatto. attività. Sì, assolutamente. È un modo dove scappare via dalla routine di tutti i giorni. Esattamente, bene. E ricordi, tra l'altro questo nome Wakiro è bellissimo perché è la prima volta che ha un centro, diciamo, un significato molto così importante. Quindi innanzitutto faccio i complimenti a chi ha messo appunto questo nome. Ricordiamo a tutti coloro che ci stanno vedendo che il centro e lo studio dove appunto ti appoggi si trova in via di Pozzale, Sirici Chiesina, Uzzanese, Pistoia. Giusto? Confermi? Esatto, sì. Quindi ad ora diciamo siamo, vabbè, purtroppo vabbè, siamo fermi su Pistoia, però insomma continuiamo nella formazione, ricerca e tutto Formazione e questo informazione, perché poi che il compito di noi ci... massaggiatori, diciamo così, Informazione. è sempre quella non solo di formare, ma informare per dare Sì. al nostro cliente un prodotto e un massaggio di ottima qualità, soprattutto di massima Assolutamente. efficacia, perché è sempre quello che noi ricerchiamo e che vogliamo dare appunto ai nostri clienti e aiutarli soprattutto sul campo del benessere. Perfetto, Marcella, allora a questo punto io ti ringrazio di vero cuore per aver dato questa testimonianza, per aver condiviso la tua passione, la tua professione attraverso appunto questa intervista. Marcella, io ti ringrazio e ti veniamo a trovare per fare un buon massaggio. Io invito tutti coloro di venirci a guardare appunto alla prossima intervista, sempre qui con i professionisti del massaggio, da Stefano Di Michino, Marcella Lemmi della Scuola Formazione Italiana Massaggi. Per il momento è tutto, ma Grazie. ovviamente, ciao ragazzi!